clandestinità si muta completamente modo di essere, intanto perché ci si sente a torto o a ragione braccati, a rischio di essere scoperti in ogni momento, secondo perché la propria esistenza, anche se in virtù di quel mimetismo che dicevamo prima, può ancora adottare una parvenza, diciamo così, di regolarità e di legalità, una punta emersa, per cui uno di giorno fa certe cose, fa il lavoro e poi la sera, come dire, smette quegli abiti e va a fare qualcos'altro, pur tuttavia si è identificati sempre comunque con quel qualcos'altro. C'è un cambiamento quando si entra in clandestinità molto forte dell'indole, dello spirito degli individui, che poi comunicano solo più tra di loro. Nei piccoli gruppi queste dinamiche poi diventano impressionanti, perché poi non ci si fida più di nessuno se non del compagno di cellula o di gruppo, molto spesso per esigenze di sopravvivenza della piccola organizzazione non ci si conosce se non per piccole cellule. Questa cosa è stata anche poi teorizzata ripetutamente nei decenni precedenti agli eventi che stiamo raccontando, ed è stata praticata come esigenza cospirativa, ma il cospiratore vive in un mondo suo poi a un certo punto, e a leggere le memorie dei terroristi, questa cosa, che siano di destra come di sinistra, lo si nota molto chiaramente, ancor di più nei terroristi di sinistra che entrano in clandestinità provenendo da esperienze collettive di militanza nei partiti o nei movimenti sociali e sindacali, e poi quando si dissociano dalla legalità ed entrano in clandestinità, vivono all'interno di un circuito di rapporti, di relazioni, di legami che sono completamente scissi dalla dimensione della realtà quotidiana. Si creano una loro propria realtà. Badate bene che questo è un principio che è anche funzionale e che si ripete nel corso della storia ad altri eventi, un principio di deumanizzazione, perché diventa molto difficile colpire una persona, lo dicevamo già in passata edizione del Giorno della Memoria, se la si guarda in volto e se la si conosce per come è, come individuo e non per come per simbolo. Tutti i brigatisti hanno sempre detto: noi non compriamo l'individuo, noi compriamo il simbolo. Ci dispiace per l'individuo, ma noi dobbiamo colpire il simbolo, che è né più né meno la motivazione che è stata adotta da tutte le forme di terrorismo più o meno organizzato, anche quelle di Stato, nel corso dell'età contemporanea. Ci dispiace, è uno sporco lavoro, dobbiamo farlo. D'altro canto, quell'individuo lì, nel momento in cui si identifica col simbolo, non è più individuo, ma è simbolo puro. E noi come terroristi facciamo un'azione simbolica. È difficile forse per i più giovani cogliere questa discriminante, ma è fondamentale per capire la violenza efferata, il suo manifestarsi. Una violenza come quella che viene esercitata dai brigatisti quando nel marzo del 1978 rapiscono Moro, colpiscono con una precisione millimetrica, potendo fare altrimenti, non avevano bisogno di fare quel massacro che hanno fatto, colpiscono la scorta, uccidono 5 guardie, li uccidono con un'efferatezza particolare e con una capacità militare, una precisione notevole, quando avrebbero potuto rapire Moro in altre circostanze senza fare questo bagno di sangue, e del tutto congruente all'idea di lanciare non solo dei messaggi politici ma anche ad alto contenuto simbolico, i media tutti concentrati su di loro. Un rapimento, come dire, meno sanguinoso sarebbe stato meno eclatante, ma il terrorismo cerca l'eclatanza perché vive di questa eclatanza e vive, come dicevo, anche di questa dimensione simbolica. E fatto fondamentale che si ripete in tutte le vicende del terrorismo di allora come di oggi è il coinvolgimento dei mass media negli effetti di amplificazione, direi la loro essenzialità. Senza mass media il terrorismo, pensate a vicende a noi molto più prossime come le Twin Towers, senza i mass media il terrorismo ha ben poche possibilità di lasciare delle tracce tangibili, mi capite? Pensate all'effetto di amplificazione della diretta televisiva di quella vicenda lì. Nel caso del terrorismo italiano parliamo di qualcosa che viene registrato con un certo scarto temporale, quando i fatti sono già avvenuti, ma che gioca molto, adesso vedete da alcune immagini, sull'immaginario collettivo, con alcune riprese fatte dagli stessi terroristi che servono a enfatizzare molto il gesto e l'evento. Su un piano più strettamente storico
se vogliamo contestualizzare, visto che ci rifacciamo, come dicevo prima, a una traccia tematica, è bene tenere in considerazione alcuni elementi e alcune scansioni cronologiche. Intanto, inserire le vicende terroristiche, quelle del terrorismo nero di destra come quelle del terrorismo rosso di sinistra, in un periodo di tempo lungo, partire da un dopoguerra inquieto e irrequieto. Il fatto che l'Italia diventa repubblica dopo una guerra che vive su il proprio territorio, direi sulla propria viva carne, una guerra che è una guerra di occupazione e liberazione, dopo una lotta violenta per la liberazione, che lascia delle tracce molto forti, molto marcate negli spiriti, negli animi, e dopo un regime, un ventennio, un regime, quello fascista, che si basa sull'uso e sul ricorso, sia pur controllato, della forza come elemento di autolegittimazione. Poi un altro elemento da tenere in considerazione, per contestualizzare, sono le fragili basi della nuova democrazia, della Repubblica Italiana, cioè un livello di consenso, per così dire, che va ancora indagato. Un conto sono le forze politiche, i padri costituenti, che organizzano e che peraltro poi, come dire, traghettano grandi masse diseducate dalla politica verso la politica intesa come una forma immediata di soluzione del conflitto. La funzione dei grandi partiti di massa è una funzione, come posso dire, ineliminabile e ineludibile in quel contesto lì. Partito Comunista, Partito Socialista, Democrazia Cristiana stemperano quella che altrimenti è un'attitudine diffusa allo scontro fisico e violento. Se volete un esempio di questa cosa, di come la violenza permanga dopo la guerra, basta muoversi senza particolari, come potrei dire, pudori e senza neanche una vocazione inutilmente declamatoria, a indagare sulle violenze post liberazione in certe aree del paese, ad esempio nell'area emiliano-romagnola, Reggio Emilia, dove i conflitti sociali di classe, sui quali il fascismo aveva messo un coperchio molto forte, si erano riaccesi a guerra ultimata. I conti, come dire, rimanevano da regolare. È lì che si misura una propensione al ricorso alla violenza anche in un'epoca in cui la violenza viene bandita dal tavolo della politica come tale. Ora, non è che ci sia un rapporto di filiazione tra quanto avvenne nel dopoguerra e quello che è avvenuto nei decenni successivi, però i modelli di riferimento, come posso dire, il substrato, l'humus, un po' è quello di una democrazia fragile dove le tensioni che si sono ripetute nel corso di un ventennio e che hanno prodotto anche una guerra catastrofica non si sono del tutto stemperate. Terzo elemento, ulteriore elemento importante, sì, terzo elemento in questa classificazione, contesto internazionale, tenetelo sempre in considerazione, ancora una volta per i giovani forse un pochino più difficile cogliere questo aspetto, ma la forte, secca, netta divisione bipolare tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Era una divisione che legittimava fedeltà, come dire, incrociate, per cui io ero obbligato ad appartenere all'area di alleanze in cui ricadevo vivendo in quello Stato, ma potevo anche sentirmi proiettato culturalmente, moralmente, politicamente nei confronti dell'altro blocco. Inoltre, e questo lo vediamo di qui ai prossimi minuti, veniva teorizzato da parte degli uni come degli altri, soprattutto di certuni in particolar modo, il fatto che il bipolarismo non necessariamente avrebbe prodotto una guerra atomica, ma senz'altro avrebbe prodotto una guerra sotterranea clandestina che era già in corso, e a questa guerra sotterranea e clandestina si doveva rispondere con gli strumenti della controguerriglia, dell'antinsorgenza, come dicono gli americani. Ultimo elemento di grande rilevanza è il fenomeno della guerriglia anticoloniale, è un modello al quale si rifanno in molti negli anni 60 e 70. Il primo evento, se vogliamo cronologizzare il terrorismo, che sia di destra o di sinistra, al quale bisogna fare riferimento, è la strage di Portella della Ginestra a Palermo.